la città scaligera, poi un giudizio sul livello tecnico complessivo di questa Coppa del Mondo e poi uno spazio dedicato agli italiani. Fondamentalmente questa quinta edizione ha confermato il successo di quelle precedenti, la fiera si è impegnata in questi anni a un progressivo miglioramento, le tribune erano strapiene, come pieno è tutto il complesso fieristico, per cui credo che per noi è un grande fiore all'occhiello, dà un senso anche allo sviluppo dell'equitazione italiana, non solo da un punto di vista tecnico ma anche numerico, per cui per noi è veramente un momento di grande visibilità. Per quanto riguarda gli aspetti tecnici di quest'anno, credo che abbiamo visto in campo quanto di meglio si potesse pretendere, tutti i primi della Computer List, campioni d'Europa, campioni del mondo, a ripetizione, credo che sia stato per il pubblico un grande spettacolo che molte volte non è possibile avere nelle manifestazioni anche di altissimo livello. Per cui credo che questo sia anche la conferma che i cavalieri gradiscono l'organizzazione, hanno gradito la struttura della fiera e soprattutto credo anche i percorsi e i terreni di gara. Per quanto riguarda poi infine gli italiani, io credo di essere particolarmente soddisfatto perché ho visto dei bei percorsi, ho visto che abbiamo una qualità migliore anche nel numero dei cavalli, ci sono alcuni cavalieri veramente ben montati, uno per tutti credo Lionel Aligresti, che sta montando molto bene e ha anche dei cavalli molto competitivi, Quinta Imperium credo che siano due super cavalli. Poi fra l'altro Presidente un cocktail molto riuscito di vecchio e nuovo, andiamo chiaro, da Albin alla giovanissima Beatrice Patrese. Per andare chiaramente ai due che sono, ci rappresentano, che sono in barrage, che mi fanno particolarmente piacere, il futuro, quindi in Beatrice Patrese che ci ha dato grandi soddisfazioni a livello già junior e young rider, vederla in Coppa del Mondo così sicura credo che ci dia la conferma che abbiamo anche non solo lei ma anche altri giovani che si possono affacciare a questa ribalta. Garcia poi credo che in questo momento sia per me almeno il miglior cavaliere del mondo, anzi quest'anno ha vinto l'Oscar come miglior cavaliere del mondo per l'insieme dei percorsi dei gran premi della stagione e anche oggi ha dato dimostrazione di essere veramente eccezionale come stile e come classe. Grazie al Presidente Cesare Croce, e mi faceva sorridere la notazione, l'osservazione per cui Albin praticamente ha quasi l'età di Beatrice Patrese. Esatto, ma è così che succede coi cavalli. Intanto la regia ci ripropone qualche momento di imbarazzo perché abbiamo detto che sono 10 i netti, 10 binomi che parteciperanno al barrage, ma per altri è andata molto peggio. Questo, se non sbaglio, è Sven Horgan Bengtsson, Birbaum, e poi è caduto anche Bengtsson, ma ricordiamo anche Melchior. Intanto siamo in attesa di Luigi Castelletti, che è il presidente di Fiera Cavalli, un attimo per predisporre il suo microfono. Intanto vedete proprio quelli che saranno i protagonisti di questo barrage. Dottore, benvenuto alla nostra postazione. Intanto sciogliamo subito un dubbio: è stato o no battuto il record di presenze di visitatori nonostante il maltempo dell'ultima giornata? Il tempo non è stato particolarmente clemente, però siamo in grado ormai di dare i dati definitivi. Abbiamo un incremento del 6% rispetto all'anno scorso e siamo al di sopra dei 130.000 visitatori durante la manifestazione. Straordinaria manifestazione, straordinaria tappa di coppa, credo che possiamo essere tutti contenti, ciò nonostante anche perché i visitatori di Fiera Cavalli, come dire, superano anche le inclemenze del tempo, tanto è il loro amore e la loro passione. Questa è una manifestazione che accoglie tutti, dove tutti si sentono di essere accolti, nel senso che le loro curiosità, le loro istanze, le loro domande qui trovano soddisfazione, dai piccoli agli adulti, e quindi credo che sia un approccio corretto anche qui giovani al cavallo, proprio perché almeno io penso che il cavallo prima di essere conosciuto dall'alto debba essere conosciuto dal basso, nel senso che va nutrito, va curato, va servito e dopodiché evidentemente si può montare, si può stare con lui.
un approccio responsabile, un approccio al cavallo il meno consumistico possibile. Sono aumentati anche gli espositori e mi pare che sia aumentata anche l'area, lo spazio dedicato a questi espositori, 370.000 metri quadrati se non sbaglio. Sì, è corretto, in questo momento il quartiere è 370.000 metri quadrati che sono interamente occupati tra spazi coperti e spazi coperti, e credo di poter fin d'ora anticipare che verosimilmente la gara di Coppa dell'anno prossimo troverà collocazione in uno spazio addirittura migliore a quello di quest'anno, proprio perché probabilmente verrà realizzata, verrà fatta nello spazio nuovo e quindi con meno colonne, con percorso più disponibile a quello che è l'agonismo e quello che è, insomma, quelle che sono le esigenze di questa tappa. Grazie Presidente, grazie, linea ruota con un altro giornata. Ospite. Sì, di nuovo a quello che è il momento prettamente sportivo. Poco fa il Presidente Cesare Croce ha speso parole lusinghiere per Ionella Ligresti, a cominciare da te, i tuoi cavalli, insomma un buon momento, e si è fatto una sottolineatura, ha fatto proprio il tuo nome. Contenta e lo ringrazio, è un momento molto positivo, ho dei cavalli eccezionali, quindi è tutto più facile sicuramente. Ha parlato di mix perfetto benaugurante tra vecchia guardia, con tutto il rispetto, e giovane guardia, a cominciare per esempio da una Beatrice Patese che regala entusiasmo oggi per un barrage che aspettiamo così davvero divertente. Beatrice è stata bravissima, ha fatto un percorso bellissimo e spero che vada velocissima e cerchi di fare uno zero veloce per questo Gran Premio. E allora più che mai ti lasciamo allo spettacolo del barrage. Un barrage che dovrebbe iniziare fra non molto. Claudio, ho guardato il percorso del barrage e penso di poter dire che è un barrage abbastanza adatto a Juan Carlos. Forse Juan Carlos aveva già visto gli ostacoli del barrage, perché non ci sono girate strette, cioè non ci sono opzioni, c'è solo da galoppare e cercare di rubare qualche tempo di galoppo, che sono le due cose adatte ad Alvin. Un barrage che ha questi connotati, la velocità è sempre di 350 metri al minuto, la lunghezza del percorso è di 300 metri, tempo accordato 52 secondi, tempo limite 104 secondi. Dunque sono 7 gli ostacoli, 8 i salti, è rimasta una combinazione, una gabbia. Un solo ostacolo nuovo, che praticamente è lo stesso verticale numero 13, ora è connotato dal numero 15, però si affronta soltanto in senso contrario. Sì, diventa il numero 1 del barrage, poi per seguire al numero 9 l'Oxer che iniziava la linea, poi c'è la combinazione 11 dietro fronte per l'Oxer 5, girando ancora per verticale 6, l'elemento centrale della doppia gabbia di tavole e barriere gialle numero 7, e per ultimo diventa il numero 3, per cui vedo un'opzione sola ma quasi impossibile da fare, dove dunque bisogna solo galoppare, e sono delle caratteristiche adatte ad Albin e a Juan Carlos, galoppare in avanti e cercare di rubare un tempo di galoppo se possibile sulla linea 6-7. Ricordiamo che in caso di parità di penalità fra due o più binomi classificherà il tempo impiegato in questo barrage, dunque vedrete spingere tutti fin dall'inizio. Marcus Fuchs, lo svizzero, ha l'onere e l'onore di aprire il barrage senza punti di riferimento. Questo spesso si è rivelato uno svantaggio, ma qualche volta abbiamo visto che proprio per il fatto che non si possono fare tante strategie, tanti calcoli, si pensa soltanto a spingere sull'acceleratore, sono venuti i risultati anche per chi è entrato in campo per primo. È successo a Marcus Birbaum proprio qui a Verona. Sì, poi Marcus Fuchs non è che ha bisogno tanto di guardare gli altri, però logicamente partendo dietro a questo livello questi cavalieri riescono sempre poi a essere motivati o obbligati a spingere ancora di più, per cui come tempo ti possono sempre battere, ma bisogna poi far percorso netto. È difficile oggi se Marcus, per esempio Marcus Fuchs parte velocissimo, che gli altri possano inventare qualcosa, perché ripeto, il percorso è un tracciato dove c'è un'opzione quasi impossibile da fare, non credo che qualcuno girerà lì dentro, per cui è tutto mandato al galoppo, via, bisogna andare in avanti, e se lui sarà il più veloce gli altri non so che cosa debbano fare. Engemann per la Germania nella tappa di Helsinki, Gerko Schröder per l'Olanda nella tappa di Oslo, ed ora stiamo per
vedere, per capire chi sarà il vincitore nella tappa di Coppa del Mondo di Verona. Abbiamo sentito che è stato superato abbondantemente il record di presenza nei 4 giorni della kermesse scaligera. Si tratta ovviamente di una delle manifestazioni legate al cavallo di maggior successo nell'ambito internazionale. La musica che probabilmente ascolterete in sottofondo è quella che accompagna l'ingresso in campo del primo binomio per la Svizzera, l'esperienza di Marcus Fuchs in sella alla Toia, una femmina di 10 anni di origine belga. Le telecamere dell'Esterna 1 di Bologna sono puntate proprio nel settore d'ingresso ed eccolo, Marcus Fuchs non tradisce emozione, d'altronde ne ha viste di tutti i colori. Domenica scorsa ha vinto il Gran Premio di Lione con un barrage incredibile, a mestiere la cavalla ha saltato in modo fantastico il primo giro. E godiamoci questo barrage, sì, fino sarà all'ultimo. Sarà spettacolo, Pulicelli, perché gli ultimi due a entrare in campo saranno Ludger Berbaum e Rodrigo Pessoa, entrambi campioni olimpici. Hanno vinto tutto quello che c'era da vincere, però hanno ancora appetito e non vorranno sfigurare di fronte al pubblico. Dunque comincia lo spettacolo del barrage con Marcus Fuchs che comunque ripassa il percorso. La cura dei dettagli è fondamentale perché c'è da giurare che pochi decimi, forse centesimi di secondo separeranno il primo dal secondo. Partito Fuchs in quarta, di gran carriera verso questo Oxer superato. Guardate la girata repentina, sta prendendo rischi, non ha punti di riferimento ma sa che deve spingere al massimo perché nessuno regalerà nulla. Verticale di barriere superato. Bene sulle tavole. Qui è andato all'interno. Bene anche sul verticale che ricorda la Federazione Equestre Internazionale. Zero le penalità, doppio netto per la Toia e Marcus Fuchs. Il tempo di 39:72. Dunque da questo momento in avanti chi vorrà aggiudicarsi questo gran premio della tappa veronese di Coppa del Mondo non dovrà commettere errori sugli ostacoli e dovrà essere più veloce rispetto al 39:72 dell'atleta svizzero. Per il Belgio Ludo Philippe Aerts monta Kira, una femmina di origine tedesca, ha 10 anni, è un Holsteiner. Attenzione anche a Ludo, che non ne abbiamo parlato, è uno che non molla mai e che ci prova sicuro. Emilio, fammi una previsione, quale sarà il tempo impossibile da battere? 39:72 per Fuchs, ci sono ancora dei margini di, sì, miglioramento? Sì, c'è del miglioramento, però questo ce lo dirà la gara, perché se questo già, se Ludo, vabbè, Ludo c'ha l'errore, ma se per esempio Ludo scendeva già sotto, qualcuno scende sotto, gli altri vanno di più. Ripeto, bisogna fare però percorso netto. Sfuma la possibilità di vittoria per Ludo Philippe Aerts, che ha già commesso un errore, però è importante concludere nel migliore dei modi, perché anche un piazzamento porterebbe punti preziosi per la World Cup. Sono curioso di vedere su questa linea se qualcuno tenterà di mettere un tempo in meno, preso dalla assoluto bisogno di recuperare secondi. 4 penalità nel tempo di 42:88, era anche molto più lento rispetto a Marcus Fuchs, che comunque credo centrerà un piazzamento perché è andato sotto la barriera dei 40 secondi. L'applauso caloroso del pubblico veronese per Juan Carlos Garcia, Loro Piana Albin, cavallo Selle-Français di quasi 18 anni. Albin, Juan Carlos Garcia, protagonisti all'Olimpiade Ateniese fino proprio all'ultima giornata,
ci hanno fatto sperare addirittura nella possibilità di un podio. Juan Carlos Garcia, nato a Bogotà nel 67, per lui cittadinanza italiana, dunque possibilità di difendere colori azzurri proprio all'Olimpiade in Grecia. Molto ottimista Juan Carlos, abbiamo sentito ai nostri microfoni, ed ora Albin. Deve partire perché ha 10 secondi dallo start. E qui rischia di prendere del tempo, è proprio al limite, guarda, 3. Non ha perso nulla comunque. Accelerazione immediata, fino bella distanza ai primi tempi di galoppo. Difficile separare Garcia da Fuchs in questo primo segmento di gara. Verticale di barriere. È più veloce Carlos. 4, 5, 6, ci ha ripensato all'ultimo. Qui ha rischiato, mamma, qui cosa... abbiamo perso qualcosa, però ancora netto 35, il percorso. 36. 39-40. No, non si è fermato. 39-34, per un attimo... E al comando. Per un attimo aveva continuato il cronometro dopo la fotocellula. 39-34. Balza al comando Juan Carlos Garcia. Riesce a superare Marcus Fuchs. Linea ruota. Sì, niente, sono contentissimo di tutto questo gran cavallo che ho. Spavento, il cronometro ha continuato per un attimo. Sì, però niente, Carlo è stato veloce, credo che di più non potevo andare. Ha detto bene, se mi posso permettere, che deve tutto a questo calo, perché lì ha fatto un lavoro lui che ha rischiato, ci ha ripensato, e solo un grande cavallo questa volta lo ha aiutato. Il campione d'Europa individuale a squadre in carica, Marco Kuscher, con Control, stallone Holsteiner di 13 anni. Abbiamo avuto in campo solo 3 dei 10 concorrenti impegnati. Spettacolo fin dalle prime battute in questo barrage, e i fuochi artificiali ci saranno anche in coda con i percorsi di Ludger Berbaum e di Rodrigo Pessoa, ma non percorriamo i tempi. Marco Kuscher, tedesco, grande talento, cerca di superare il 39-34 di Juan Carlos Garcia e di Albin. Lui va all'interno lì, questa è una girata pazzesca, Claudio. E però c'è l'errore. Difficile coniugare precisione sui salti e velocità, affiora anche un po' di stanchezza, ormai forse deconcentrato Marco Kuscher. Un avversario in meno dunque per Juan Carlos Garcia e per Albin. E ha rallentato, lui era nettamente più veloce, però l'abbiamo detto, no? Si può andare più veloce, ma bisogna fare il percorso netto. Certamente chi commette anche un solo errore non può vincere questo Gran Premio. Lo sa bene Beatrice Patrese, che entra in campo con loro Piana Fanizzerol. Vediamo Beatrice se riuscirà il doppio netto in giornata anche per la giovanissima amazzone italiana, seguita sempre con trepidazione da papà Riccardo. È un momento fondamentale questo inizio di carriera per lei. Vediamo se la ragazza è appagata da quanto di buono ha fatto fin qui, o se vuole rendere davvero magica questa giornata di Verona. Tecnicamente parlando, lei deve fare netto senza esagerare, senza andare neanche troppo piano per non uscire dal tempo, perché il tempo nei barraggi è corto e si prende un sacco di velocità, però lei deve mirare a fare un bel giro netto senza esagerare, che è un risultato importante. È andata all'interno lì. L'appetito viene mangiando, ci sta provando. Grande reazione della cavallo. Ancora una volta una distanza difficile. Brivido anche sul verticale di barriere.
parte conclusiva del percorso, un ostacolo è accompagnato dal brusio del pubblico, il verticale FEI, Federazione Equestre Internazionale, ce la fa nel tempo alto, 41,90 in terza posizione, applausi meritatissimi per Beatrice Patrese, e probabilmente è andata al di là di ogni più rosea previsione anche personale, perché ha ottenuto un doppio netto in Gran Premio. Linea ruota. Spettacolo, ride vicino a noi Ionella Ligressi, il punto più alto nella tua carriera, Beatrice. Sì, decisamente. Contenta, non ho parole ancora. Tassi col cavallo. Veramente, ci ha messo il cuore, l'anima, si è impegnata. Se ne va Beatrice. 41,90, sembra averti ascoltato Emilio, perché ha fatto il suo compito bene fino in fondo, senza errori, non ha forzato in modo esagerato, ha badato soprattutto al netto e riuscirà a scavalcare certamente diversi concorrenti. Per adesso già Ludo Philippaerts e Marco Kuscher che non hanno ottenuto il netto. Non male, no? No, no, assolutamente no, anche perché al comando c'è un binomio italiano, Juan Carlos Garcia e Albin, ma adesso lo svizzero Steve Gerda, medaglia d'argento a squadre al campionato continentale di San Patrignano. Un altro figlio d'arte, come Rodrigo Pessoa. Sembra un pochino più lento rispetto a... Ma è un cavallo di grande galoppo. Quindi dici che... le falcate prende tanti metri, prende tanti metri, poi gira questo cavallo, sono redditizi, guarda dove ha girato qui, se fa sei tempi, 1, 2, 3, siamo già a 29 secondi, ora 30, mezzo minuto, è veloce, è più veloce, però non ce la può fare, è più veloce, sì. 39,53 39,53, siamo proprio tutti appesi a un filo. 39,53, seconda posizione con il percorso netto, sempre alle spalle di Juan Carlos Garcia. C'è da soffrire fino alla fine. Albert Zuer per l'Olanda monta Oki Doki. Non nuovo, ha imprese sensazionali, ultima quella che ha messo a segno ieri battendo nel piccolo Gran Premio avversari come Ludwig Berbaum e Rodrigo Pessoa, non tradito da alcuna emozione. Beh, diciamo che l'uovo l'ha già fatto ieri lui, no? Non so se oggi può ripetere l'impresa di ieri, però stiamo a vedere, perché anche ieri sembrava impensabile guardando le classifiche, le gare, tutto quello che tutti i competenti del campo potevano immaginare. Invece ieri ha dato un bel giro a tutti. Vediamo. Ora vedremo. Con il nostro sport non bisogna mai parlare fino a che l'ultimo concorrente ha tagliato il traguardo. Oggi si sono invertite le posizioni, è Rodrigo ultimo a partire. Da cacciatore a lepre. Anche questo è un cavallo di grande galoppo. Lui gira dietro e continua, più o meno è uguale. Beh, è impossibile fare delle previsioni perché soltanto un computer potrebbe separare i vari concorrenti, però all'ordine dei centesimi di secondo. Adesso lui ha girato dietro, però ha sempre continuato, sempre distanze facili, qui mette un tempo in meno, guardalo lì, qui ha recuperato 31 secondi adesso, qui ha recuperato decisamente, è più veloce l'ultimo, niente, 39,11 ancora comando. La zampata di Albert Zoer che scalza dal primo posto Juan Carlos Garcia, nuovo tempo da battere, 39,11 naturalmente in caso di percorso netto. E dunque sia come lepre che come cacciatore Albert Zuer si sta comportando davvero bene, è un momento magico per lui che avete visto si è voltato per controllare il tempo, 39,11, 23 centesimi
meglio rispetto a Juan Carlos Garcia e Albi. Ci ha un po' ammutolito purtroppo. Ora Jean-Marc Nicolas per la Francia con Modesto Equifoam, atleta più anziano in gara qui a Verona. Equitazione è una disciplina che si può prendere sotto braccio da giovanissimi e portarla avanti se si hanno naturalmente doti tecniche, fisiche e voglia di continuare. Questo è il caso di Jean-Marc Nicolas. C'era un problema, si è rivolto alla giuria o ai collaboratori di Giovanni Bussu per far controllare un ostacolo, poi ha avuto il via libera e dunque con il suo grigio sta per dare la caccia ad Albert Zuur, olandese. Dobbiamo dire che gli olandesi si stanno comportando molto bene in questo inizio di Coppa del Mondo, perché la tappa di Oslo è stata appannaggio di Bjerko Schroeder. Vediamo qui, perché è in testa Zuur. Errore sul verticale Fei. 40 e 29 era comunque alto il tempo, scivola in sesta posizione e dunque guadagna un'altra posizione Beatrice Patrese, che al momento è quinta. Risultato comunque eccellente per lei. Ancora due binomi prima del termine di questo Gran Premio, e sono due binomi di lusso. Intanto vediamo Ludger Berbaum e Gladys, e poi la chiusura con Rodrigo Pessoa e Carlot. Bello, questi ultimi due a entrare sono il massimo dell'equitazione nel mondo. È bello essere qui. In questi due minuti concentrato tutto il bello di questa disciplina e anche un cavaliere temprato con grandissima esperienza con Ludger Berbaum non può avvertire la pressione di questo momento, perché ha davanti un fuggitivo Albert Zuur e lì ad aspettarlo Rodrigo Pessoa, è fra l'incudine e il martello, dovrà estrarre veramente tutta la sua classe e tutte le energie da Gladys, il cavaliere tedesco. Adesso deve pensare a passare davanti. Otto tempi. D'altronde è un errore figlio dei rischi che ha preso Ludger Berbaum, che ha veramente provato a rosicchiare centesimi di secondo su tutto il percorso. Arriva poi il secondo errore. Dunque Beatrice Patrese meglio di Ludger Berbaum, questa è una notizia. È così. Vediamo il tempo conclusivo. 39,89 in decelerazione, quindi tutto lascia prevedere che Ludger senza gli errori avrebbe probabilmente insidiato Albert Zuur, però coi sei mai non si va da nessuna parte e per il momento soltanto Rodrigo Pessoa può togliere la vittoria al cavaliere olandese. Ancora un momento di spettacolo con Rodrigo Pessoa e Carlot che entrano in campo, l'applauso del pubblico. Diciamo che forse il pubblico veronese è più schierato dalla parte di Rodrigo, che è un beniamino, certamente Albert Zuur contro tutti. Beh, adesso il pubblico è schierato per lo spettacolo, come abbiamo visto a Milano la finale, no? Che lo spettacolo era riservato al cavaliere Francine Brussole, a Meredith Michaels, ed è stato un pubblico sportivissimo come le qui Verona, per cui guardano lo spettacolo, perché noi eravamo in testa e logicamente siamo un po' così. Però Rodrigo ha tanti appassionati da queste parti e credo che un'eventuale sua vittoria sarebbe accolta da un autentico boato. Vediamo. Carlot Holsteiner. Errore, ha vinto Albert Zuur. Due uova in due giorni, infatti. Incredibile. E ricorderà a lungo il cavaliere olandese questa edizione della tappa veronese di Coppa del Mondo. Dunque vittoria per Albert Zuur, Oki Doki, Olanda. Abbiamo detto le stesse cose per ieri, non poteva battere Rodrigo. Oggi
era difficile passare in testa, invece ha fatto veramente due gare esemplari, fantastiche. Quattro le penalità nel tempo di 39.90, dunque soltanto il tempo per riassumere la classifica. Vince il Gran Premio di Coppa del Mondo l'olandese Albert Zoer, Oki Doki, 39.11, splendido al secondo posto. Juan Carlos Garcia con Albin, che si sono comportati in modo eccellente. Al terzo posto lo svizzero Steve Gerda, poi l'altro elvetico Marcus Fuchs con la Toya, e in quinta posizione, questa è la graditissima sorpresa del pomeriggio, Beatrice Partrese con l'oro piana Fanix de Rol. Abbiamo concluso da Verona una tappa dominata in lungo e in largo da Albert Zoer, ma con ampi squarci di azzurro. Siamo in chiusura, il ringraziamento va all'Esterna 1 di Bologna, a Caterina Vagnozzi e a Carlo Delaini che ci hanno aiutato nella nostra telecronaca, Emilio Puricelli, nostro valido collaboratore, alla regista Anna Cristina Giustiniani, al collega Lorenzo Roata. È tutto da Verona, restituisco la linea allo studio. Albert Zoer, occhi d'occhi, al secondo posto.